E riscontriamo ogni anno che non molto è stato fatto, diciamo questo è un previsto. Tra l'altro, credo che sia obbligatorio da parte nostra sottolineare che molti centri che vengono presentati come centri del fumo di fatto sono inesistenti, e non me ne voglio la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Credo che sia il caso di sottolineare che in molti casi si tratta soltanto di una tabella, per cui quei numeri che esprimono una sorta di precarietà diventano ancora più precari, per cui dobbiamo augurarci che coloro i quali hanno un ruolo, una funzione, un obbligo, possano più adeguatamente svolgere la propria funzione. E a tal proposito devo dire che mi fa piacere che siano presenti in sala anche i rappresentanti delle associazioni di pazienti, in maniera particolare l'Associazione Italiana contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva, perché anche loro, a mio modestissimo avviso, devono contribuire con le figure istituzionali per incidere ancora di più in una azione che, al di là di una legge che ha esplicitato la sua azione indiscutibilmente, al di là di questa legge c'è ancora molto da fare. E se è vero che le campagne promozionali non incidono in maniera particolarmente significativa, io un occhio di riguardo lo rivolgerei alle campagne educative più che promozionali. Per cui ritorniamo ancora sul famoso argomento di un inserimento obbligatorio, un insegnamento sulla prevenzione in maniera particolare contro il fumo nelle scuole. Speriamo che il prossimo anno si possa riscontrare un interessamento maggiore, un'azione più incisiva e principalmente in termini di risultati. Non voglio divulgare, perché il ruolo che mi è stato assegnato è quello di moderatore, non voglio sottrarre tempo utile alle relazioni particolarmente rilevanti, e molte ce ne saranno in questa sessione, e do subito la parola al co-moderatore, al collega Tinghino, che fra l'altro, se non ricordo male, parlerà di iniziative particolarmente lodevoli. Questi sono fatti concreti che sono state promosse, che sono in via di promozione da parte della sindaca che lui egregiamente preside. A te la parola. Io monterò la relazione ovviamente, ma i due minuti che servirebbero a presentare i colleghi li darò per mettere sul tavolo alcune iniziative che possono costituire degli strumenti fruibili per tutti quanti da parte della Società Italiana di Tabacologia. Intanto grazie all'organizzatore per essere stato invitato, e soprattutto grazie a quello che ha detto il dottor Maggiacavallo, perché condivido totalmente le sue osservazioni, in particolare quelle che riguardano l'inserimento nei LEA di tutte le attività del tabacismo. Le mie sono pochissime diapositive, diciamo dei piccoli spot che riguardano tre o quattro iniziative che possono essere richieste dalla nostra società scientifica, che sono a disposizione di tutti. Avete trovato sui tavoli all'ingresso alcuni dei piani, avete visto anche un rollout. Parte da oggi una campagna che ha questo slogan: scacco al fumo, vince la salute. Si tratta della possibilità di avere dei kit promozionali, quindi di allestire degli stand da parte di tutti i centri antifumo che ne facessero richiesta. Si tratta di stand che noi inviamo gratuitamente e che hanno l'obiettivo di sensibilizzare pazienti dei centri ospedalieri, pazienti del territorio, ad andare nei centri per farsi curare. Oggi purtroppo abbiamo sentito che in diminuzione il numero di utenti che si rivolgono ai centri specialistici, si è passati da 18-19 mila pazienti a circa 12 mila. Questa non è una buona notizia. Quindi noi mettiamo sul tavolo questa offerta che, ripeto, è disponibile. Speriamo che così i pazienti possano sensibilizzarsi al problema del tabacco e soprattutto sappiano che possono essere curati. Sotto vedete la mail a cui può essere inoltrata la richiesta. Una seconda iniziativa della SITA, visto che si è parlato di giovani, è l'avere sponsorizzato un tour di una cantante che ha scritto una canzone sul tabacco, sulla dipendenza dal tabacco. Ieri sera a Milano abbiamo avuto il primo concerto, sarà un tour di concerti che attraverserà l'Italia ed è un modo nuovo. Come? Non c'è stato solo il concerto. Allora, sì. Il tour continuerà in diverse città italiane, anzi pregherei la regia, se possono, di inserirci un piccolo spezzone della canzone, giusto per curiosità, per ravvivare un po' il nostro
consenso scientifico. Circa 150 adesioni, la maggior parte dei centri tra virgolette funzionanti attivi sul territorio, è uno strumento a disposizione di tutti. Chiudo ringraziandoti di questa cosa perché credo, oltre ai dati, secondo me servono proposte, qualcosa stiamo cercando di fare. Grazie. Sempre a proposito di SITAB, il dottor Zagà, che è capo redattore della rivista di tabaccologia, oggi ci parla di una ricerca molto interessante. Visto che siamo tutti spaventati per quello che è successo in termini di radioattività, in termini di centrale nucleare, forse è bene ricordare che il centrale nucleare ce l'abbiamo molto, molto vicino, forse in tasca. Grazie Emanuele Toni, buongiorno a tutti e devo ringraziare ovviamente il padrone di casa, quindi il dottor Zucchero, per l'invito e anche per la sensibilità, diciamo, a promuovere questa ricerca sul polonio 210, ma avremo modo di parlarne in seguito. Dunque, forse ci dobbiamo chiedere che cosa il fumatore poi effettivamente fuma, perché il problema è che il fumatore sa sempre tutto del fumatore, che poi non sa niente. Ma questo discorso vale anche per noi medici. Ci laureiamo, parlavo prima con dei colleghi, ci laureiamo, ci specializziamo senza sapere nulla della prima causa di morte in Italia. E questo è veramente schizofrenico in un sistema, diciamo così, moderno, tra virgolette, come il nostro. Da un punto di vista medico e scientifico. Sullo sfondo vedete solo un piccolo campionario di quello che c'è nel fumo di tabacco. Ok, fra le oltre 4.000 sostanze, diciamo che in maniera scolastica e didattica, quattro sono i gruppi principali e noi principi concentreremo sulle sostanze cancerose. Vi ricordo che secondo la classificazione di ARC, i carcinogeni nel fumo di tabacco, più di 60, appartengono al primo gruppo, che sono quelli dannosi appunto per l'uomo, e sono quei cancerogeni per i quali non è possibile stabilire il livello minimo di
sicurezza. Fra tutti questi carcinogeni c'è un gruppo, di sostanze organiche e inorganiche, fra cui appunto c'è il piombo, il polonio 110, il carbonio e altre. Io vi parlerò di questa sostanza, polonio 210, che è cancerogeno soprattutto per il polmone e ha una particolarità come altre sostanze di essere un iniziatore, cioè da solo poter creare neoplasia, ma anche si comporta da promotore. Questo è solo un campionario. Bene, 200 di storia. I coniugi Curie ovviamente sono gli scopritori di questa sostanza già nel 1498, ho preso nel 1911 il Nobel. L'ho presa solamente la vedova Curie, perché nel frattempo il marito era morto in incidente stradale. Numero atomico 84, questo atomico 210 nella scala di Mendeleev, che tutti ricordiamo dalle scuole superiori. Allora, il polonio 210 è un prodotto di decadimento dell'uranio, quindi vedete questa è la scala, ma la cosa importante è che dovete ricordare, anche nel proseguo della relazione, e questo, il polonio 210, il piombo 410 ha una vita di 22 anni. Quindi, dopo 22 anni, il piombo 210 si trasforma in piombo 210 e comincia a sparare per 138 giorni. Radiazioni alfa. Allora, le radiazioni alfa sono delle radiazioni molto brevi ma penetranti, praticamente non superano i 40 micron, cioè sufficienti per attaccare due o tre cellule, per esempio, dell'apparato broncopolmonare. Allora, molti di voi ricorderanno il caso di Kudinenko, e dobbiamo dire che questa parola, questo termine, questo concetto di radioattività alfa è stato sdoganato, per fortuna e purtroppo, con il caso di Kudinenko. Prima del caso di Kudinenko noi ce ne interessavamo, almeno noi a Bologna dal 95, ma effettivamente venivamo visti come degli untori, diciamo così, non proprio bene anche nei congressi. Finalmente adesso siamo usciti alla luce, come dire, alla luce del sole, ma noi già sulla patologia, ma poi facciamo anche un comunicato stampa che riprese poi anche l'ANSA, dove dicevamo appunto 1.300.000 fumatori, 1.300.000 contaminati da polonio 210. A quel punto ovviamente si scatenava il mass media, parlo del dicembre 2006, si scatenava il mass media, la notizia fu confermata anche dall'Accademia delle Scienze Fiamminga di Bruxelles e prima della sorte ne parlò anche la parte italiana. La parte italiana aveva tutto l'interesse di diluire la notizia del caso di Kudinenko anche con il fumo. Pubblicammo la prima rassegna sul polonio 210 in italiano, poi ci furono vari interventi anche al TG1, per cui possiamo dire che dal 2006 gli italiani comunque sono stati informati di questa sostanza. Impieghi principali, diciamo, sono soprattutto utilizzato come sorgente di energia per i sistemi satellitari, ma anche per i dispositivi antistatici di precisione. Allora, la curiosità è come ci arriva questo polonio nel tabacco. Facciamo il cammino, quindi, dalla terra al tabacco. Le strade sono tre, diciamo essenzialmente una, praticamente la madre terra. Comunque, diciamo, tre, e con questa diapositiva è il modo che immediata colpisce di più. Quindi, prima strada, terreni uranici, attraverso le radici, il polonio, piombo e polonio 110, praticamente interessano le piante del tabacco. Poi, attraverso il prodotto di decadimento, che è radon 222, che è un gas chiamato nobile, non so perché l'ha chiamato così, arriva nell'atmosfera e poi questo si trasforma nel piombo 210, a sua volta in polonio 210. Questo attraverso le precipitazioni atmosferiche cade sulla Terra e dove incontra foglie di tabacco, ovviamente questi metalli pesanti vengono stoccati. Vengono stoccati dove? Nei pori della pianta del tabacco.
si tratta di poli, sono chiamati per poli, che sono praticamente dei poli ghiandolari dove vengono concentrate queste sostanze. Però, a nostro avviso, ma a avviso anche di tutti gli studiosi, diciamo che la differenza la fanno i polifosfati. Polifosfati che sono estratti, guarda caso, proprio da rocce uraniche, e sono degli ottimi fertilizzanti, soprattutto per il tabacco. Tanto è vero che il tabacco indiano, per esempio, quindi presente in un'agricoltura povera, è dalle 10 alle 15 volte meno radioattivo di quello occidentale, quindi mi riferisco al nostro, mi riferisco a quello americano. Questa è un'immagine, ecco, vedete, questa è una roccia, è una la cosiddetta uraninite oppure plechbenda, un termine tedesco, e luce appunto come si presenta il polifosfato, i fertilizzanti che utilizzano appunto i contadini e i coltivatori. Vediamo adesso il cammino appunto del piombo e polonio 110, quindi dal tabacco al polmone con le ceramiche. Sapete che la combustione della sigaretta avviene a 800-900 gradi e guarda caso il punto di ebollizione del polonio 110 è intorno ai 900 gradi, mentre il piombo è molto più alto, quindi 1700, per cui il piombo viene inalato come sostanza insolubile, per cui in quella nuvoletta abbiamo anche sostanze insolubili di piombo 210. Ma andiamo al polonio 210. Il polonio 210 che passa allo stato gassoso non fa altro che rendere radioattivo tutta la componente corpuscolare. Per cui il gas come entra esce, ma la componente corpuscolata risentirà molto della clearance mucociliare, quindi dello stato dei bronchi, di depurazione dei bronchi. E qui ovviamente si giocherà tutta poi la conseguente patologia broncopolmonare e non solo. Attraverso il polonio 110, quindi che interessa le sostanze corpuscolari idrosolubili, attraversa anche la barriera alveolo capillare, lo ritroviamo sia nel sangue che nelle urine. Nel sangue abbiamo un più 30% rispetto ai non fumatori e nelle urine più 6 volte, più 6 volte, diciamo così, il tasso di radioattività rispetto ai non fumatori. Qui brevemente è la lunga strada della cancerogenesi del fumo di tabacco. Si comincia con le sostanze grassose del fumo di tabacco che minano progressivamente ma inesorabilmente la clearance mucociliare. Il particolato che viene imbrigliato praticamente in questa clearance che non funziona, quindi che significa in questi bronchi che diventano da che si passano dalla bronchitectonica semplice alla bronchitectonica costruttiva, quindi attraverso varie fasi fino al quarto stadio dopo termoepidemiologi, e dopo ovviamente vengono intrappolate sostanze cancerogene. Sostanze cancerogene tra cui appunto il polonio 210. Il target principale del fumo dal punto di vista della cancerogenesi è il polmone, e a livello quindi polmonare che cosa quindi succede? Succede che la depurazione meccanica viene progressivamente a ridursi nei fumatori con la creazione praticamente di un altro elettrone costruttivo. Ciò comporta che cosa? Una stasi della carica radioattiva. Quindi più aumenta il grado di difficoltà, più aumenta il rischio di accumulo di carica radioattiva. Infatti ricordiamoci che quei numeri, visto che il polonio 210 ha un'invita di 138 giorni e il piombo 210 che poi decade in polonio 210 di 22 anni, ne deriva che un significativo rischio di cancro può essere attribuita ad una cronica esposizione a bassi livelli di particelle insolubili a alti livelli, che sono responsabili di dosi locali molto elevati in piccole aree tissutali, soprattutto a livello delle biforcazioni. E infatti, guarda caso, molti tumori polmonari, soprattutto gli altri carcinomi, li troviamo proprio a livello delle biforcazioni dei segmentari. Non solo un caso, infatti, le recenti osservazioni che i pazienti con più severa BPCO, fumatori ed ex fumatori, ex fumatori anche, abbiano una maggiore incidenza di neoplasia polmonare. Questa diapositiva, su questa siamo tutti d'accordo,
il fumatore che continua a fumare ha sicuramente un'incidenza maggiore di DPCO rispetto agli ex fumatori e mai fumatori. Il grado di DPCO è correlato con il rischio di cancro polmonare, vedete, più severa di DPCO più alto è il rischio di 2,8. I fumatori correnti hanno un più alto rischio di sviluppare cancro polmonare rispetto agli ex fumatori e i non fumatori. Il rischio di sviluppare cancro polmonare è direttamente correlato con il numero di sigarette, quindi più si fuma e più si rischia. Se si smette però, vedete, riducendo il consumo di tabacco si riduce marcatamente il rischio di tumore polmonare, però è qui che voglio farla. Totale, tutta la vostra attenzione, più si smette e meno si rischia, però vedete che il rischio del fumatore non si azzera mai, diciamo che non arriva mai a quello del mai fumatore. E su questo dato ovviamente ci sono tutte le osservazioni anche di Dodd e Tito, dove lui dice appunto che il rischio del cancro del polmone si riduce rapidamente nei primi anni, vero, ma impiegherà almeno 25 anni per avvicinarsi a quello del non fumatore. Allora, perché? Mi permetto di dire che tutti noi conosciamo una certa percentuale, abbiamo avuto anche degli amici, dei parenti con tumore polmonare anche dopo che avevano smesso 5 anni prima, 10, 15, 20 anni prima. La scienza ufficiale ci dice sì, la progressi cronica, ma è solo progressi cronica, e se ci fosse qualcosa che comunque la contribuisce a continuare questa prognosi cronica solido e quindi l'impatto anche trattando anche sul DNA. Per cui noi pensiamo che il connubio fra piombo con 210 e con 210 e la DPCO che diventa sempre più severa può evidentemente spiegare, contribuire a spiegare la presenza di questa anomalia. Il polonio quindi si rivela un killer potentissimo. Vi dico solo questo, che 0,1 mg di polonio emette lo stesso numero di particelle di 5 grammi di uranio. Ecco perché c'è voluto pochissimo per far fuori la sclerosi di Fineco. Il rischio di cancro dalla radioattività del tabacco è dovuto sia, come dicevo prima, al solo polonio, quindi ha un suo rischio netto da solo, riesce a creare un neoplasia, ma poi soprattutto partecipa in sinergia con tutti gli altri cancerogeni presenti nel catrame, nel fumo di tabacco. Dal punto di vista della cancerogenicità del polonio 210 come iniziatore, è stato calcolato che è responsabile di 4 casi su 10.000 fumatori, per cui se noi consideriamo circa 12 milioni di fumatori, più o meno diciamo che 5.000 tumori sono dovuti al polonio 210. I meccanismi cancerogeni, carcinogenetici del fumo di tabacco non sono ancora purtroppo ben conosciuti. Lo stesso potevamo dire fino a qualche anno fa per quanto riguarda le radiazioni, soprattutto le radiazioni alfa. Adesso sappiamo, cominciamo a capire come questa radiazione alfa, il polonio 110, agisce sul DNA. Sembrerebbe che attraverso un meccanismo di metilazione si crea l'attivazione del gene autosoppressore P16. E si è arrivati a questa osservazione studiando minatori non fumatori con tumore polmonare e studiando tumori di fumatori ovviamente non fumatori e non minatori. E si è visto che entrambi avevano questa particolarità, praticamente l'inattivazione dell'oncosoppressore P16. Quindi, come possiamo vedere, una vera e propria bomba radioattiva. Una cosa che abbiamo notato negli ultimi decenni, effettivamente, è anche questo cambio di istotipo. Chi fa l'oncologo non lo sa, ma comunque i colleghi ovviamente per via traverse comunque vengono sempre a capire e a conoscere questo tipo di patologia. E allora vedete che già per esempio negli Stati Uniti negli ultimi anni l'adenocarcinoma ha sorpassato il tumore cellulare per il polmone. Vedete invece cosa si verifica o cosa non si è verificato per quanto riguarda il tumore orofaringologico.
a predominare sempre lo squamo cellulare. Evidentemente nella palata orofaringeo non c'è la stasi. Però osserviamo un po' cosa succede per esempio in un paese del Medio Oriente o dell'Oriente come l'India. In India nel 62 predominavano giustamente gli squami cellulari, nel 2003 ancora lo squamo cellulare. Vi ricordate cosa la diapositiva precedente? I tabacchi indiani, per esempio, sono dal 10 alle 16 volte meno radioattivi di quelli occidentali. Probabilmente una delle cause è proprio in questo viraggio di questo tipo, dallo squamo all'adenocarcinoma, probabilmente può risiedere proprio nel massiccio uso di fertilizzanti polifosfati nella coltivazione appunto del tabacco. Però ovviamente ci sono anche altri, diciamo, altri eventi che possono aver contribuito a questo, come per esempio l'avvento delle piombe. Cioè i tabacchi, se prima erano tutti tabacchi molto scuri fino agli anni 50, metà anni 50, poi gli americani sono arrivati le piombe, cioè praticamente i tabacchi scuri sono stati miscelati con i tabacchi più chiari, quindi che contenevano meno catrame e meno benzopirene. E poi anche l'introduzione del filtro dalla metà degli anni 50. Come si può ridurre la quota radioattiva? Intanto attraverso l'uso alternativo delle sorgenti di polifosfati, come fertilizzanti fosfatici animali, con un trattamento degli stessi polifosfati minerali, evitando i lunghi stoccaggi, apportando modifiche genetiche alle piante, quindi creando piante con meno tricomi, utilizzo di filtri di resina, trattamento delle orge polifosfatiche, questa è un'ultimissima rilevazione, con carichi batterici capaci di ridurre i solfati, ovviamente con il buon senso utilizzare meno fertilizzanti. Le multinazionali conoscevano tutto questo? Sicuramente sì, basta andare su questo sito, per esempio pmdocs.com, poi trovate documenti fin dagli anni 60, conoscevano la pericolosità del polonio 210, però ovviamente costava troppo, oppure se andate in questo sito, digitate polonio, 12.000 documenti, in cui ci sono tutti i documenti delle multinazionali del tabacco raccolte dall'Università della California di San Francisco. Vedete, già questo è il primo lavoro su Science del 64. Non ce ne fai tutti. E loro erano già, e questi sono quei documenti segreti, ovviamente desecretati per legge. Ecco, non è un caso che il dossier sul polonio 210 avesse questo nome, non toccate il gigante di enorme, no? Perché avevano paura dell'effetto. Voi direte sì, però non si può, non sarà impossibile comprare del polonio 210 neanche per soldi. Andate su questo sito con la modica somma di 69 dollari potete avere una casa. Due parole quindi sul nostro studio. Il nostro studio è lo studio, diciamo, che è stato voluto dall'OSFAT sulle 10 macchie più vendute in Italia. Abbiamo calcolato la redditività del tabacco, hanno partecipato l'ENA di Bologna, il laboratorio Sigrius, assieme a noi anche di tabacologia. Il confronto vedete. Nelle 10 marche abbiamo dei dati pressoché insomma senza grandi differenze rispetto anche ai dati della bibliografia degli ultimi 10 anni. Attenzione, gli ultimi 10 anni, questi sono gli istogrammi, i valori medi di piombo 210 e polonio 210 riscontrati in queste 10 marche sono stati di 13,54 quanto riguarda il piombo e per quanto riguarda il polonio di 15 millibecquerel per sigaretta. Pertanto, assumendo, noi abbiamo voluto fare su questo carico di radioattività, abbiamo fatto una valutazione dell'esposizione del relativo danno biologico da radiazione alfa. Quindi, assumendo che in media il 50% del polonio piombo 210 passano nel fumo, che comune filtro riduca di 0,6% la presenza di sostanze radioattive, e considerando che l'esposizione per una radiografia del torace in alto a posteriore in media pari a 0,02 millisievert, allora abbiamo fatto questi calcoli su queste concentrazioni medie
Quindi abbiamo verificato l'attività totale annuale dell'attività alfa e beta per un fumatore che consumi 30 sigarette al giorno per un anno intero, che risulta essere di 149 becquerel all'anno, con un'esposizione radioattiva globale di 0,76 mSv all'anno e quantificabile in 38 radiografie del torace. Questo per 30 sigarette. Per 20 sigarette siamo sulle 25 radiografie per fumatore. L'abbiamo calcolato per 30 sigarette perché in letteratura, prima, fino agli anni 2000, i calcoli erano molto ben diversi. Erano per un consumo di 30 sigarette al giorno per un anno, il rischio di danno biologico era pari a 300 radiografie del torace. Quindi comunque noi adesso abbiamo ancora pazienti che si sono fatti la loro radiografia giornaliera. Cosa può essere successo? Cosa sta succedendo? Evidentemente il big dopato ha cominciato a mettere delle contromisure, a utilizzare contromisure, quindi a ridurre la concentrazione di radioattività nel tabacco. E inoltre c'è anche da dire che le sigarette non pesano più un grammo una volta, ma il tabacco effettivo inserito è pari a 0,66 almeno in tutte le nostre marche. E il lavoro, la ricerca appunto che ho fatto, non finisce qui. Stiamo effettuando anche i calcoli di quanta radioattività va a finire nel filtro, quanto nel mozzicone, quanto nel fumo passivo e quindi nel fumo attivo. Questo per spezzare appunto una lancia appunto sull'inquinamento da acide di tabacco, che vedete 72 miliardi di cicli l'anno non sono poca cosa, se consideriamo poi più di 1.500 milioni di becquerel di radioattività che va a finire nell'ambiente, che poi alla fine va a finire nell'uomo. Su questo campo abbiamo fatto degli studi anche con l'Enea di Roma e Casaccio, il professor Di Lombardi. Ultime due diapositive. È bella la ricerca, però deve avere sempre una ricaduta. Bene, la ricaduta sul piano pubblico, quale può essere? Allora, intanto ne parlavo anche con dei colleghi, sfruttare la presenza di radioattività nel fumo di tabacco per aumentare il bagaglio motivazionale del fumatore. Poi non basterà, non deve più bastare concretarsi con il fumatore che ha smesso, ma bisogna studiarlo, soprattutto il forte fumatore, lo studiato dal punto di vista spirometrico, in maniera tale che se c'è da dare un bronco di latante lo si dà, un colitico lo si dà, un antiossidante lo si dà, sempre per evitare ristagni anche di sostanze radioattive. E poi perché no? Eventuali arresti torace e anche attacchi torace. Ci sono degli studi in corso, quindi poi parleranno altri colleghi. E poi investire di più e meglio in prevenzione primaria e secondaria del tabagismo, ricordando l'ottimo rapporto costo-efficacia. Ultima proposta sul piano normativo. E questo la annunciamo ovviamente ai nostri decisori politici. Intanto andrebbe segnalato sul pacchetto di sigaretta la quantità di polonio 210 contenuta in ogni sigaretta, come si fa per le altre sostanze. Inserire tra le scritte che queste sigarette contengono sostanze radioattive e l'opinione pubblica è molto sensibile alla radioattività, e anzi, parentesi, devo dire che questa ricerca è nata prima dell'evento di Fukushima, quindi prima dell'11, la commissione l'abbiamo avuta nel gennaio scorso. E poi obbligare per legge il tabacco a fare che cosa? A ridurre la quantità di polonio 110 nelle sigarette, se vuole continuare a mettere l'utilità, se vuole continuare a fare lo stesso. Ecco, io ho finito. Grazie.